Le bandiere volevo un po' che le sventolaste, perché deve arrivare un po' di aria a Di Maio, che nell'ultimo video era molto affaticato. Quello diceva, se il Parlamento complica, semplifica, 600, 500, c'è un problema di fondo. Perché se volete vi racconto le ragioni per cui votare no. Le ragioni per cui votare no sono molto semplici. Basta che venite al Senato un giorno con me e vi accorgete che nei dibattiti che ho fatto con i ragazzi del sì sono... c'è bisogno di un Parlamento più veloce. L'ultima seduta è stata quella di venerdì, dove il decreto semplificazione è arrivato in aula a mezzogiorno, alle 3 era approvato. Io penso che c'è bisogno di un Parlamento più veloce, ma non così veloce. Ormai il Parlamento è sui cerchioni. Guardate, arriva decreti, DPCM, conversioni, vanno in commissione, che c'è già il mandato al relatore, tornano in aula senza... Ma come si fa a pensare seriamente che il problema sia la velocità? Primo punto, non è quello il tema. Secondo, cambiare quel numero, 200 e 400, lui dice, vabbè, sono due numeri, adesso Ricchetti, non è che cambia il mondo da 300, 200, 600, 400. No, cambia il mondo, sapete perché? Perché è un Senato organizzato su 14 commissioni permanenti. Io sono in quella sanità, ci vado regolarmente e credetemi, siamo 7-8. Quando siamo in 200, in 5 scrivono, cambiano le leggi, approvano gli emendamenti e i due terzi si cambiano la Costituzione senza neanche passare dal referendum. Non è vero che non cambia nulla. Perché voglio dire con grande franchezza, se questa modifica della Costituzione ci portasse a 600 parlamentari in una Camera, e dovrebbero avere l'onestà di dirlo, quando fanno quelle slide, sempre nei video in cui c'è cianfuglia che non si capisce una mazza, dice Francia 500, Germania 600, Spagna 700, sì, con una Camera. Facciamo così, 600 con una Camera, ma non esiste in Europa e nel mondo un Parlamento, un ramo pienamente investito di una funzione legislativa che dà la fiducia al governo di 200 rappresentanti. Non esiste. Esiste solo perché in questo Paese, e vi do un'informazione, la do anche a Marco Bentivogli, noi domenica non perdiamo, noi domenica facciamo quella roba che c'è scritta lì, fermiamo il populismo. Perché bisogna anche che spiegate negli ultimi giorni, porca di quella paletta, che domenica c'è qualcuno che sta con Buffagni, che si permette di insultare Emma Bonino. Cioè, Buffagni e Emma Bonino, porca di quella paletta, gli si dice no grazie e chi domenica vota sì. E io il massimo rispetto, perché le posizioni in politica ci si confronta e ci si rispetta, massimo rispetto, ma non raccontatemi che quando dovessero fare i caroselli da qualche parte bisogna pur cominciare. Non si comincia sbragando le istituzioni del Parlamento, non si comincia spiegando agli italiani che la politica è il problema, si comincia spiegando agli italiani che la politica è la soluzione, perché di politica ha bisogno chi è più debole, perché di politica può fare a meno chi fa da solo. Non dimentichiamoci del campo che rappresentiamo. E voglio dire un'ultima cosa, ringraziando Emma, ringraziando Carlo Calenda che... L'ho visto tonico oggi, cioè il vecchio è piuttosto in partita, mi pare, no? E questo ci fa ben sperare. Vi voglio dire una cosa, oggi in questa piazza è successo qualcosa, che non è solo la vostra straordinaria partecipazione, a un certo punto l'avete riempita, che non sono solo le bandiere, ma è l'idea che quando la coerenza entra negli ingranaggi dell'autoreferenzialità può sbragare tutto. Allora noi domenica andiamo a difendere l'Italia, a difendere la Costituzione e a dire che noi ci siamo quando si vuol fare sul serio, ma non consegniamo il Parlamento alla demagogia e al populismo. Grazie davvero, grazie da chi è venuto lontano, grazie ai ragazzi, grazie ai più giovani, grazie a questa bellissima iniezione di entusiasmo. Forza!